Rurale Valsugana e Tesino. Con voi, inclini al futuro. Gentili signore, signori, socie, soci, grazie. Benvenuti e ben ritrovati. Un buon pomeriggio a tutti. Io direi che la parola con cui possiamo iniziare oggi è bello. È bello quando ci si promette di fare una cosa e si riesce a mantenere la promessa stessa. Lo scorso anno abbiamo voluto dedicare un pomeriggio appositamente fatto per noi, per voi, che sia al di là del rapporto istituzionale che si ha attraverso l'Assemblea di maggio, in cui si espletano appunto le incombenze anche sociali. Abbiamo cercato e voluto una scommessa di questo genere. Lo scorso anno abbiamo visto, è stata da voi apprezzata ed eccoci qui, ci eravamo ripromessi di riprovare a farla, abbiamo voluto farlo, ci siamo riusciti e siamo veramente felici di vedervi qui numerosi e ascoltatori di noi, di quello che ci diremo insieme oggi. Quindi bello è la cosa giusta per cui io voglio iniziare questo mio percorso con voi nel pomeriggio. Per iniziare comunque nel modo più consueto, vorrei subito qui vicino a me il presidente del nostro istituto Cassa Rurale Valsugana e Tesino, Arnaldo D'Andrea. Buonasera presidente, benvenuto. Il colpo d'occhio è sempre gratificante, sì, non è vero? Veramente molto gratificante, grazie per essere qui. Inizierò col mio discorso questa serata e dopo ti ridarò con la scalettatura che ben volentieri, messo. Grazie. Grazie. Care socie, cari soci, buonasera a tutti e benvenuti. Vi accolgo e vi ringrazio per la vostra presenza a nome mio e dell'intero Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Valsugana e Tesino. Quello che ci vede impegnati stasera non è la consueta assemblea istituzionale dei soci, cui si demandano le formalità legate alla vita amministrativa ed economica della nostra Cassa Rurale, bensì vuole essere proprio una riunione tra soci.
Riunione significa unirsi nuovamente, ritrovarsi una seconda volta insieme per approfondire il significato dell'essere socio, per conoscere e capire con maggior puntualità gli elementi della vita sociale, della cassa, per far sì che ognuno di noi possa raccogliere spunti ed impressioni utili per il confronto e la crescita professionale e comunitaria. I tempi corrono veloci e come Cassa Rurale dobbiamo rimanere al passo delle richieste del mondo bancario, ma nella nostra parte sociale, legata saldamente al nostro territorio, vogliamo farlo senza snaturarci, in coerenza con la nostra identità cooperativa e in linea con il profondo senso mutualistico presente nel nostro statuto e nei nostri intenti. Quindi mi sento di condividere con voi proprio questo significato per la nostra serata insieme. Ci uniamo nuovamente per guardare la parte di attività della Cassa che mette il socio e voi al centro. Anche se questa vuole essere una festa, inizio con una nota stonata, che probabilmente non riguarda personalmente in modo diretto noi che di fatto siamo qui presenti stasera in questo bel palazzetto dello sport, ma che ci deve far riflettere ed ingaggiare in qualità di socio come effettivamente impegna e impensierisce molto me e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. Si tratta della questione legata alla partecipazione attiva. La Cassa Rurale vanta ad oggi più di 9.000 soci, un sacco di gente se consideriamo banalmente l'indice di densità della popolazione del territorio di riferimento. Eppure la partecipazione media, ad esempio all'assemblea dei soci annuale, raggiunge a stento il 5%, con qualche picco di interesse maggiore negli eventi elettivi. Certo, il socio ha il suo modo specifico di partecipare alla vita della società attraverso il suo usufruire dei servizi della Cassa in quanto istituto di credito e da questo punto di vista possiamo certamente parlare di percentuali che sfiorano il massimo. Ma noi sosteniamo con forza, anche contro certe tendenze semplificatrici e globalizzanti del mondo bancario, che la parte territoriale e sociale è parimenti importante della parte economica per il vivere fecondo della Cassa. Ecco perché il 5% di partecipazione agli eventi sociali, rappresentato principalmente da persone collocate in fasce d'età medio-alta, ci deve trovare tutti insoddisfatti e ci deve portare tutti verso una modalità proattiva di coinvolgimento. Tra poco vi illustrerò le strade che come Consiglio abbiamo intrapreso, le idee che abbiamo, mi sposterò quindi con decisione sulla positività, con l'assicurazione mia personale che trovare modi per accogliere, includere ed invogliare il socio alla partecipazione è al centro costante della nostra attenzione come amministratori di un'impresa anche sociale. Ma voglio per un attimo che proviate anche voi come soci che si prendono il tempo di essere qui ad ascoltare questa mia insoddisfazione, questa nostra insoddisfazione, e guardarvi intorno e ora e dire ora siamo in tanti, ma non abbastanza, e a sentire quindi quella piccola fragilità della frustrazione. Perché proprio nel momento in cui ci accorgiamo della debolezza, è lì che raccogliamo le nostre forze. Voi siete qui e siete la dimostrazione che l'attaccamento alla Cassa si supporta con la presenza. Vi invito quindi a trasformare questo piccolo momento di delusione che avete vissuto in determinazione per farvi promotori della partecipazione agli eventi sociali della Cassa presso i vostri familiari, amici e conoscenti che sapete essere soci addormentati della nostra società. Siate sponsor della parola attaccamento e portateci le vostre idee. Mi ripeto, perché uso sempre questa citazione tante volte, ma ne sono fermamente convinto. Se da soli si va veloci, solo insieme si va lontano. Quindi adesso vi racconterò quello che abbiamo fatto di recente per avvicinare la Cassa ai propri soci, per renderla ancora più soggetto abile a rispondere alle richieste esplicite o implicite dei nostri soci e in generale dei tempi complessi che stiamo vivendo. Non entrerò nell'aspetto tecnico, in quanto sarà trattato dai vari relatori che parleranno nel corso della serata. Il mio vuole essere una sorta di quadro d'insieme. Come ho detto,
ed è davanti agli occhi di tutti noi, i tempi sono complessi e non possono essere affrontati negli spazi ristretti di una sola stanza. Quindi ci siamo resi conto che la direzione giusta è ampliare lo sguardo, allargare l'orizzonte operativo, cercare e consolidare nuove collaborazioni, mettere a punto progetti integrati di rete con soggetti rilevanti del territorio per poter dar vita a piani d'azione efficaci ed efficienti. Da qui nascono varie soluzioni che abbiamo adottato. L'adesione alla piattaforma cooperativa in cooperazione che tramite la card o l'app dedicata ci consente di mettere a disposizione dei soci buoni, sconti e servizi di consulenza e corsi. La sottoscrizione di una convenzione sanitaria con Romano Medica per fruire per la fruizione agevolata di pacchetti salute e buoni specifici, assai rilevanti in questo periodo in cui il servizio pubblico vive qualche difficoltà nella capacità di rispondere alle richieste dell'utenza. L'ampia offerta assicurativa che in collaborazione col gruppo Sicura garantisce la possibilità di mettere a disposizione dei soci un catalogo assicurativo che presenta alti standard di protezione e chiari vantaggi economici. Il continuo supporto attraverso l'allocazione del dividendo sociale realizzato dai bilanci di esercizio alle moltissime associazioni di volontariato operanti sul territorio. Voglio sottolineare che in queste associazioni, che rendono la nostra comunità più vivibile ed accogliente, operano molti nostri cittadini e molti dei nostri soci. Noi riconosciamo in ogni volontario un eroe del presente, perché mette le risorse più preziose che ha, il tempo e l'umanità, a disposizione degli altri. La nostra vicinanza all'associazione è di fatto un vantaggio per il socio, perché può vivere in un posto reso migliore da questi eroi messi in condizione di agire. L'ultimo intervento in ordine di tempo è la costituzione con altri soggetti del territorio di una comunità energetica, di cui sentirete parlare più estesamente in futuro, che pianta le sue radici nella volontà di svolgere un ruolo attivo nel risparmio energetico e nella salvaguardia dell'ambiente, sorretto della consapevolezza che non possiamo più rimandare l'assunzione di responsabilità in tal senso. Vi ricordo anche i vantaggi economici dell'essere socio della Cassa Rurale, che caratterizzano il rapporto Cassa-Socio, quali ad esempio il conto soci e giovani soci, la procedura prestiti per la famiglia, lo studio di prodotti di investimento dedicati ai soci, affidabili e remunerativi. Rimane elemento importante il rapporto con la cultura, che si esplicita in varie forme. Lo strumento più datato e certamente molto apprezzato è l'assegnazione dei premi studio, dedicati al riconoscimento dell'impegno e dei risultati scolastici raggiunti nei vari gradi di istruzione, dai soci e dai loro figli. Poi abbiamo gli interventi proposti dei nostri bravi funzionari formatori, in collaboratori con gli istituti scolastici di educazione finanziaria. Abbiamo organizzato molti eventi online e non, che potete rivedere sul nostro canale YouTube, con una rilevante ampiezza di temi e con la partecipazione di relatori di prim'ordine per fornire formazione, informazione, approfondimenti e spunti di riflessione ai nostri soci. Ricordo a questo proposito che è iniziato mercoledì scorso un nuovo ciclo di incontri, gli incontri di autunno, su varie tematiche, finanza, salute e star bene. Non posso tralasciare a questo riguardo due collaborazioni di grande spessore: il supporto all'Istituto De Gasperi per la realizzazione del ciclo Pensiero in Evoluzione, che vi invito a rivedere e a seguire nei nuovi eventi. La copromozione con il Festival Trentino 2060, con i giovani di Agorà, che anche nella splendida e ricca edizione di quest'anno ha registrato un grande successo. Il mio invito è sempre il medesimo: partecipate, uscite di casa, diventate parte attiva degli eventi culturali. La vita diventa più interessante se si incontrano nuovi punti di vista. Dedico quest'ultima parte del mio intervento alle due realtà che considero in egual misura un soddisfacente punto di arrivo e un'importante pietra angolare per la costruzione del futuro. Si tratta
degli enti del terzo settore, nuove nati della famiglia della Cassa Rurale Valsugana Tesino, la Fondazione Valtes e la Cassa Mutua. La prima, la Fondazione Valtes, è ormai nel pieno della sua attività da 2 anni e la rilevanza dei suoi strumenti, dedicati soprattutto alla crescita di progettualità nel mondo giovanile, è ben visibile ai nostri occhi. Anche più tardi, nel corso della serata, vivremo un momento promosso dalla Fondazione che non potrà che rendervi partecipi del nostro orgoglio per la sua ideazione e nella speranza che vi riponiamo. La Cassa Mutua, quasi neonata, è uno strumento di prevenzione e salute che come amministratori della Cassa Rurale abbiamo fortemente voluto, cogliendo un'esigenza di attenzione in questo senso. Il direttivo della Mutua sta mettendo in campo un impegno notevole per promuovere questa realtà che propone piani sanitari convenienti ed includenti, cui si aggiungerà un piano famiglia che ha i blocchi di partenza. Prima di chiudere, visto che in apertura ho preso di mira la partecipazione, voglio parlarvi di una partecipazione speciale che ha la nostra Cassa, quella dei partecipanti ai comitati locali e alla consulta dei soci. Si tratta veramente di un'esperienza di allargamento vincente che va valorizzata, perché consente di mandare lo sguardo più lontano, più dentro, più in fondo. L'impegno di tutti, per tutti, consente miglioramenti inesprimibili a parole, ma visibili e vivibili nei fatti. Vi ringrazio per l'ascolto, ve lo dico alla borghesana e alla pazienza, e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie al Presidente che ci ha anche un po' sorpreso, ha iniziato in maniera, non dico rude, però ha pungolato i nostri istinti. Mi permetta, Presidente, una battuta, poi il problema è come a scuola se le sentono sempre quelli che ci sono. Quindi io sono felice e accolgo a pieno le stimolazioni del Presidente, però siamo molto felici della vostra presenza e voi siete incaricati e investiti di essere i nostri ambasciatori in questo per il prossimo futuro della Cassa. C'è un altro tema col quale vogliamo iniziare e che ci sta molto a cuore da un punto di vista filosofico ed etico, ma anche per delle implementazioni e delle ricadute dirette che avrà nella nostra governance, nel modo di fare banca e nel modo di raffrontarci con i clienti e soci da qui in avanti. Per parlarvene in maniera un po' più doviziosa rispetto a quello che vi ho detto, chiamo qui vicino a me il collega Damiano Fontanari, responsabile dell'area rapporti istituzionali Cassa Rurale Valsugana Tesino. Buonasera Damiano, benvenuto. Cosa ci racconti di questo tema che ho così fantasticamente introdotto? Ma diciamo che sono delle piccole pillole, però vogliamo iniziare a introdurle proprio in ogni occasione come questa, anche per iniziare a parlarne e farlo diventare un argomento comune. Quindi il mio compito di oggi è quello di presentarvi veramente in maniera breve il messaggio ESG, cioè la sostenibilità che assume anche questo momento di stasera, ma non solo. Come sapete, l'acronimo ESG, cioè, ve lo dico in italiano, ambiente, sociale, governance, già da tempo si è affacciato nelle nostre vite, sia nell'ambito privato, quello professionale, ma anche nei nostri ambiti pubblici, e crediamo che ci accompagnerà ancora per molto tempo, in maniera molto probabilmente sempre più pervasiva e vincolante. Molti di voi in sala avranno già sentito parlare di svolta green per l'economia o della necessità di assumere stili di vita più sostenibili. La nostra Cassa vuole proporre quindi, in occasione, come ho detto, di ogni incontro, anche un riferimento, un collegamento a dei piccoli esempi, però molto concreti, che in realtà noi facciamo già nelle occasioni come queste e anche nella nostra quotidianità. Cosa c'è di ESG quindi in quello che facciamo oggi? C'è un riferimento importante sia alla E di ambiente e quindi cosa abbiamo fatto questa sera per essere collegati in maniera sostenibile all'ambiente. Abbiamo scelto il fornitore del catering che dopo avrete modo di apprezzare con il pasto finale che seguirà i lavori di questo pomeriggio. Fornitore che fa parte del circuito del banco alimentare. E questo cosa significa, direte voi?
significa molto semplicemente che il cibo, che eventualmente non useremo tutto questa sera, non lo consumeremo tutto, potrà essere consegnato opportunamente, confezionato ed abbattuto alla mensa del banco alimentare per consentire ad altre persone di avere un pasto. A questo proposito ricordo che le emissioni di CO2, di anidride carbonica in atmosfera, per circa l'8-10% a livello globale e annuale dipendono dagli sprechi alimentari. Cosa c'è di S di social nella serata di oggi? L'obiettivo è quello di rendere protagoniste, l'ha detto bene il Presidente, le persone che appartengono alla comunità dei soci, ma anche di rivolgere lo sguardo all'intera comunità in cui opera la nostra Cassa Rurale, in questo momento particolare della vita sociale della Cassa, cioè questo scambio di informazioni con voi soci. G di governance. La G di governance è legata ai primi due aspetti, sia all'ambiente che al sociale, in maniera molto coerente. È lo stile di governo di questa banca di credito cooperativo che guarda al modo trasparente e partecipativo per interagire con i suoi soci, con la sua comunità e anche inserita nell'ambiente che vuole salvaguardare in maniera sempre più etica e convinta. Per fare degli esempi concreti e dirvi qualcosa che facciamo, insomma, come Cassa Rurale, ricordiamo che la Cassa è impegnata quotidianamente nell'ambito dei vari ruoli, insomma, a tenere proficui legami con la capogruppo Cassa Centrale Banca, che coordina e sviluppa la progettualità ESG della sostenibilità per il gruppo bancario, che va rendicontata, tra l'altro, in maniera sempre più puntuale in sede di bilancio annuale. Non è un vezzo, è un obbligo, e quindi anche lì vanno assunti i dati, costruite le relazioni dei progetti che si fanno. Dal primo trimestre di quest'anno la nostra Cassa Rurale ha costituito una cabina di regia su questo tema dell'ESG che corrisponde al comitato di direzione. Si è già riunita 2-3 volte per sviluppare appunto progettualità in campo di sostenibilità e tenere questi rapporti con la nostra capogruppo. Per continuare a ridurre il consumo di carta e favorire la riduzione delle emissioni di CO2, è stata operata recentemente la completa smaterializzazione delle pratiche di fido. È un'attività, quella dei prestiti, importante per la Cassa, e quindi immaginatevi l'operatività che ci sta dietro, le pratiche di fido, la carta che girava fino al 1° di ottobre. In realtà adesso è stata completamente smaterializzata, quindi anche lì avremo modo di risparmiare carta, consumarne di meno e in definitiva fare ancora bene all'ambiente. Questa attività si aggiunge a quella che voi avete già vissuto negli ultimi anni di firmare con la tavoletta quando andate nelle filiali. Quell'aspetto di introduzione della firma grafometrica ha fatto risparmiare un sacco di tonnellate di carta nell'ultimo triennio. L'abbiamo già detto, se vi ricordate, chi c'era agli incontri di primavera e anche agli incontri con le associazioni. Vi abbiamo anche raccontato, e lo confermiamo, che la Cassa Rurale utilizza energia elettrica per le sue attività solo da fonti rinnovabili, contratto di fornitura con Dolomiti Energia che è certificato in questo senso qui. Quindi riteniamo di dare il nostro contributo per le riduzioni di CO2 in atmosfera. Infine, un piccolo pensiero personale. Pensiamo un po' tutti che l'applicazione dei concetti ESG di sostenibilità è una questione culturale che chiama la necessità di modificare le nostre abitudini e consuetudini, ma anche l'impegno personale di ognuno di noi per contribuire al disegno di una realtà ESG sia fuori che dentro la nostra organizzazione. Io con questo ho finito e spero di essere stato breve. Grazie. Grazie mille. Grazie, grazie mille a Damiano che ci ha illustrato questo aspetto che inciderà molto. Seba, sono come qua. Siamo messi? Sono arrivato adesso. Buonasera.
trova traffico. Buonasera, buonasera. Ciao Ugo. Buonasera a tutti. Sebastiano Zanolli, il nostro gradito ospite di questa sera. Ciao, ciao. Benvenuto. Sono arrivato. Sei arrivato. Ho fatto coda. Io non sono avvezzo con... ti ho mandato la posizione sbagliata. Ai, ai, finita ai, la bene, piscina bene. Di Lecco. Come è andata fino adesso? Mi bene, sembra un sacco di gente. In realtà tu ti sei perso l'inizio del presidente. Quest'anno è andato questo giù. Questo non è bene per me. Se non è bene per te, per la tua parcella, però io te lo dico. Ecco qua. È andato giù duro, quindi già il parterre de roi è un po' così stabilizzato. Beh, okay, però l'ha fatto, io ve lo ripeto, con l'affetto di un maestro di antichi tempi. Sapete quelli che bacchettavano? Insomma, ah, affetto non era tanto, però prendevano il metro ogni tanto e bacchettavano le mani. Ah, per ricordare che c'è una, come dire, un supporto di partecipazione che ci servirebbe ancora di più. Ma loro sono qui, quindi noi li abbiamo ringraziati. Quindi devono loro bacchettare quelli che sono a casa. Perfetto, è una catena praticamente. È una catena di questo tipo. Per farti vedere, comunque, nonostante il tuo ritardo, che noi siamo accoglienti, Valsugana. Noi ti abbiamo preparato, io in realtà, con le mie manine prima, ho costruito questo cubo da scriba con la sedia. Se ti quindi vuoi accomodare io mi accomodo lì. Qui. Mi prendo nota, poi alla fine magari... Ti io tiro direi qualche conclusione. Che questa sarebbe proprio la tua funzione. Fantastico, io tu mi accomodo qui, non disturbo, non sporco, non faccio niente, metto poi, qui. Poi ti tieni nota, insomma, di quello che ti sembra interessante, ce lo riporti alla fine. Ottimo, bene, okay. bene. Quello che volevamo dire adesso e che ripetiamo ai soci è un po' che non stiamo qui a tediarvi in senso buono con la storia di una cassa rurale come la nostra. Di definizione è nata per i soci, tramite i soci, quindi avere dei prodotti a disposizione, dei servizi, una gamma di catalogo prodotti, lo chiamiamo così noi, a favore dei soci è quasi scontato. Poi man mano che le esigenze, il fare banca, il business è cresciuto nel tempo, accanto ai soci si accostano i clienti. Cassa Rurale Valsugana e Tesino ha circa attualmente più di 32.000 clienti, i soci sono quasi 9.000, numeri molto importanti. È chiaro che quindi a fianco a delle attenzioni particolari rispetto ai prodotti, rispetto a voi soci, ci sono dei cataloghi prodotti più compositi. Prodotti per i soci sono quelli che riguardano ovviamente i conti correnti, che riguardano i rapporti di mutuo, che riguardano altre attività di questo tipo. Il core business nasce da questa cosa e poi cerchiamo sempre possibilità di sviluppo. Allora io sono qui sempre, devo stare attento per prendermi nota. Bravo. Quindi qualcosa che abbia a che fare anche con qualcos'altro, tipo coperture assicurative? Le coperture assicurative, il mondo banca assicurazione è un nostro nuovo asset, nuovo per modo di dire, ce ne occupiamo da qualche tempo, stiamo diventando, speriamo di esserlo sempre più, specialisti in questo campo, anche a favore sempre di una consulenza, noi la chiamiamo a 360 gradi, una consulenza globale, quindi sì, ti rispondo positivamente. Quindi anche coperture assicurative? Anche coperture assicurative e soprattutto, se me lo stavi per chiedere... No, sì, perché io qui devo anche guardare il pubblico, essere sicuro che il pubblico sia contento, quindi che vantaggi per loro? I vantaggi ve ne sono... Ma per dirli in maniera più precisa, io guardo a caso qui nel pubblico, eccolo, vorrei passare la parola perché abbiamo molto a cuore far capire che il team, lo staff di una cassa rurale come la nostra c'è ed è presente, lavora molto indefessamente, giorno per giorno. Quindi Luca Ballin, buonasera, benvenuto. Buonasera e bentrovati a tutti. Luca Bellin è responsabile Banca Assicurazione di Cassa Rurale Valsugana e Tesino, è un esperto sopraffino di questa materia e l'ufficio a cui lui fa riferimento è quello che coordina poi tutto lo staff e la rete commerciale per riferirsi a voi con questi bisogni assicurativi. Quindi Luca, ci sono dei vantaggi a favore dei soci in questo mondo? Quanto tempo ho? Due. Due ore? No, due minuti. Due minuti. Versione sintetica. Cerca di essere sintetico, una cosa che a te non è così proprio naturale, però voglio dire... Touché. Oh, diciamo, essenzialmente i vantaggi possiamo riassumerli in due macro settori. Il primo è sicuramente legato alle caratteristiche dei prodotti. Prodotti che sono chiari e semplici nel momento in cui proprio vengono concepiti dalle società alle quali ci appoggiamo. Sono prodotti che permettono ai nostri soci e clienti di andare a proteggere ogni ambito della propria vita, da quello patrimoniale a quello reddituale, passando per la previdenza integrativa, fino ad arrivare a uno degli ultimi, diciamo, problemi che in questi anni si fa sempre più, è sempre più sentito, che è quello della non autosufficienza. Il secondo, viceversa, come ha già ricordato il Presidente durante il suo intervento,
è essenzialmente di natura economica, in quanto quasi tutti i nostri prodotti assicurativi, ma comunque i più importanti, hanno delle tariffe riservate per l'appunto ai nostri soci. Bene, grazie. Ma rispetto anche a questo mondo così plurimo che hai fatto, no? Una immagine che noi piace molto quando ne parliamo è quello del petolo della margherita che vuole far sfogliare tutti i bisogni dei clienti. Rispetto a tutte le tipologie possibili, ve ne sono alcune o una, dici, che incontrano, non dico i favori del pubblico perché sembrerebbe un po' troppo commerciale, però che è un prodotto sicuro e che ci garantisce sempre un'attenzione verso il cliente? Beh, il primo che emerge anche dalle classifiche di vendita è il prodotto Assioma, che è una polizza multirischi per l'abitazione e per la responsabilità civile della famiglia, che permette appunto la protezione da eventi anche estremi che potrebbero mettere a repentaglio il nostro patrimonio o il nostro reddito. Basti pensare a quegli eventi catastrofici che hanno colpito gran parte del nord Italia durante quest'estate. A tal proposito voglio ricordare che durante l'anno questa polizza è stata rinnovata nei propri contenuti. Ora possiamo andare anche a coprire il rischio di terremoto o di alluvione, oltre ad altre caratteristiche che sono state riviste, come ad esempio la possibilità di assicurare gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW e anche il parco delle batterie di accumulo, diciamo. Ma su questo non voglio tediarvi. Vi invito eventualmente a recarvi presso le nostre filiali per avere maggiori informazioni in merito. Sono già quasi 5.000 nostri soci clienti che hanno scelto questo prodotto. Gran numero. E sono tanti. Da un punto di vista di scontistica, visto che si parlava di vantaggi, lo sconto riservato ai soci è del 20% e non mi sembra poco. Grazie Luca anche per la tua precisione, per essere stato qui questa sera. In realtà questa scelta di far parlare anche i colleghi è ponderata, perché capite, è un po', passatemi anche chi non piace, una metafora calcistica, insomma, in una squadra fa sempre più rumore chi segna, no? Il centravanti, eccetera, però insomma è pieno di mediani anche in Cassa Rurale, è pieno di difensori e tutta la squadra vince, quindi grazie Luca per aver partecipato a questo momento. Tu caro Sebastiano, io non vorrei ciurlare nel manico, ma no. Essendo arrivato in ritardo, certo. Non hai potuto vedere che all'Entrance sì. I nostri soci si sono accreditati alcuni con questa no. Cosa qui. Anche la tesserina. Non so se io è da un mese che mi preparo questa scena, non so se la regia riesce a inquadrare questa cosa, e se non lo fa ve la faccio vedere, è la carta in cooperazione, c'è anche la versione fenomenale. Dell'app online. Veramente tecnologica. Cioè, voglio dire, è un passaggio in assolutamente. Più. Assolutamente. Fa parte di un progetto a cui ha accennato prima il Presidente. Dire il vero, ne siamo molto orgogliosi perché siamo stati la prima Cassa Rurale che ha aderito a questa azione intercooperativa, e per parlarne di più e per capire quali vantaggi attraverso questo strumento ci sono, io vorrei passare di nuovo la parola, che guarda caso è qui davanti, a Flavia Bebber, altro staff di Cassa Rurale Valsugana e Tesino. Grazie Flavia, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Flavia fa parte della segreteria soci e segreteria generale, quindi quando c'è qualcosa da sistemare nel rapporto istituzionale con voi soci è l'ufficio di Flavia e i suoi colleghi che se ne occupano, quindi grazie. Che ci dici di questa carta, di questa card e dei vantaggi collegati ad essa? La carta in cooperazione è la carta che gestisce i vantaggi non bancari della Cassa Rurale per i suoi soci. I buoni attualmente che sono caricati sulla carta sono diversi e di diverse tipologie. Per utilizzarli è possibile utilizzare indifferentemente la carta, la tesserina oppure l'app. E tutte le informazioni sui buoni sono presenti sul sito della Cassa Rurale o all'interno dell'app andando ad aprire i vari buoni. Per esempio abbiamo il buono, che sostiene le famiglie quando iscrivono i loro figli a dei soggiorni estivi per migliorare la lingua inglese o la lingua tedesca, sia che questi vengano fatti in Trentino oppure all'estero. Basti pensare che ogni socio ha a disposizione un massimo di 500 euro di scontistica
per un massimo di 2 settimane di soggiorno, quindi non è uno sconto proprio indifferente. Poi abbiamo dei buoni storici, che sono il buono fiscale e il buono legale. Il buono per la consulenza fiscale è molto utilizzato, è quello che dà un contributo sul costo richiesto dai CAF, dai vari CAF per la compilazione della dichiarazione dei redditi, mentre il buono per la consulenza legale permette ai soci di recarsi presso uno dei nostri legali convenzionati, che ci sono sia in Trentino che in Veneto, ed avere una prima consulenza gratuita. Ecco, scusa se ti interrompo Flavia, ce ne sono alcuni in base alle nostre statistiche, le nostre rilevazioni, che sono magari più usate di altri, ripeto la domanda che ho fatto a Luca, rispetto a tutto questo purpurri di buoni, avete capito, c'è molta scelta e c'è molta possibilità di incontrare le necessità o i bisogni che man mano sorgono, perché tante volte i buoni cambiano natura, ve ne sono di alcuni tipi, ve ne sono di altri. C'è qualcosa che incontra più il favore dei nostri soci? Beh, il buono per la consulenza fiscale è in assoluto il più utilizzato. Best seller. Praticamente ci sono questi 10 euro che sono sia a vantaggio del socio che del proprio coniuge, quindi la dichiarazione di redditi, meno male, la facciamo tutti, quindi è molto utilizzato. Ultimamente è in voga molto. Vanno a Aruba i buoni di Romano Medica, che sono questo è importante, buoni, sì, chiariamolo bene. È un paio d'anni che abbiamo fatto questa convenzione e si può recarsi presso Romano Medica per fare delle visite a pacchetto a dei prezzi molto, molto convenienti, oppure periodicamente vengono proposti dei buoni tematici che hanno una durata di una settimana. Quest'anno abbiamo avuto la settimana del rene, ultimamente la settimana del cuore. Proprio a fine settembre avevamo 200 buoni a disposizione che sono spariti in una settimana. Spariti nel senso che sono stati usati? Sì. Temevamo un furto di buoni, dei bitcoin, dei buoni della settimana del rene, sarebbe stata una bella cosa. Insomma, quindi. No. Perfetto, bene. Grazie mille anche a Flavia Bebber. Collega che lavora, c'è già. Bastante, tu, mi raccomando, prendi nota perché c'è già. Assolutamente, guarda, già scritto qui, vantaggi. Perfetto. Bene. Il discorso di Flavia, tra l'altro, vorrei veramente, lo dico con il cuore in mano, fate attenzione, noi dovremo sicuramente migliorare dal punto di vista comunicativo, però fate attenzione a queste aperture di tempo che ci sono per questi buoni, perché sono veramente delle occasioni interessanti, soprattutto per queste convenzioni, anche che ci aiutano dal punto di vista logistico. Romano Medica ha aperto un ambulatorio qui a Borgo e quindi è molto comodo, e poi c'è una parte che risponde per le esigenze del Veneto, Romano De Zelino, quindi vi sono occasioni a vostro favore che sarebbe un peccato dovesse esserci la necessità non sfruttare. Flavia mi ha dato un assist, caro Sebastiano, per parlare di una cosa interessante, l'aveva accennata anche questa il Presidente, ovvero l'aver fatto lo scorso anno, l'aver dato via a un ente nato sotto la nostra ala, diciamo, che però è completamente autonomo adesso, ed è la Cassa Mutua Valsugana e Tesino. Per parlarcene e per farti comprendere un po' di più di cosa... Chi abbiamo? Abbiamo la Presidente, che invito qui vicino a noi, Greta Boso. Buonasera, benvenuta. Buonasera a tutti, come va? Bene, grazie. Bene, quest'anno sarò bravo. Sì. Bene, la Presidente ci illustra quello che è successo, ci siamo visti l'anno scorso, a parte le battute, e quindi subito le chiedo, come va questo rispetto alla sottoscrizione o rispetto all'appeal che Cassa Mutua ha rispetto agli associati? Sì, allora un anno fa, proprio su questo palco, vi annunciavamo la volontà di costituire, grazie anche al supporto della Cassa Rurale, economico, organizzativo e gestionale, una nuova associazione che di fatto si prendesse cura del socio, della comunità e offrisse dei vantaggi. Questo ha portato alla nascita di Cassa Mutua Valsugana e Tesino, che di fatto è operativa dal 1 di febbraio del 2023,
e che diciamo ad oggi, dopo circa 8 mesi di operatività, conta circa 400 soci. Quindi siamo arrivati a 400. Esatto, 400 soci, e mi piace sottolineare il fatto che la maggior parte di questi soci sono anche soci della Cassa Rurale, e questo di fatto ci permette di capire come quella convenzione che Cassa Rurale ha stipulato con Cassa Mutua, e con questo mi riferisco al fatto che la Cassa Rurale contribuisce abbattendo del 50% la quota annuale, sicuramente abbia avuto un grande successo. Benissimo, l'ha anticipato, perché questo è già un altro vantaggio all'interno dell'offerta nuova, cioè il vantaggio del socio che può godere dello sconto del 50%. Quindi vogliamo far chiarezza un attimo solo, visto che ne abbiamo l'occasione, quindi quale sarebbe la quota e qual è il vantaggio del esattamente socio. Allora, per aderire a Cassa Mutua, diciamo, ci sono due canali: la possibilità di aderire come persona fisica singola, e quindi diciamo sopportando un costo annuale, una quota associativa che è pari a 150 euro, che appunto grazie a questa convenzione si riduce del 50% per i soci della Cassa Rurale, quindi diventa 75, oppure un'adesione come nucleo familiare, che quindi determina una quota annuale di 400 euro che diventano 200 per i soci della Cassa Rurale. In questo caso appunto abbiamo parlato di benefici alla comunità e benefici al socio, ma nulla esclude la possibilità in generale dei clienti, ma anche della comunità in cui la Cassa Rurale opera, quindi la Bassa Valsugana del Tesino piuttosto che il vicino Veneto, di poter aderire. In effetti contiamo anche una piccola percentuale di aderenti, diciamo, diversi dai soci della Cassa Rurale, che però appunto sono soci della Cassa Mutua. Bene, questo è già un bel vantaggio. Mi raccomando, se finisci la penna, forza di scrivere, dimmi che siamo fornitissimi. Questo è un altro bel vantaggio per i soci. Come ho chiesto ai miei colleghi prima, ci sono già delle proiezioni rispetto ai dati, ovvero come è stato usato, cosa è stato più usato rispetto alle forniture, alle prestazioni possibili da che far rientrare nell'ombrello della Cassa Mutua? Allora, i dati dell'ultimo consiglio direttivo di settembre dicono che abbiamo gestito, evaso e abbiamo in lavorazione circa 270 pratiche, sia del pacchetto, diciamo, in ambito sanitario, che dell'altro pacchetto che offre la nostra associazione, che è quello invece ricreativo, culturale e di natura, diciamo, associativa. E questo in termini, diciamo, economici ha portato ad erogare rimborsi in 8 mesi circa di 13.000 euro. Si parla di rimborsi in forma indiretta, che quindi determinano, diciamo, un rendiconto da parte dell'associato, diciamo, singola persona fisica piuttosto che del nucleo familiare, che va a rendicontare la spesa sostenuta e poi in seguito ad una serie di verifiche ha la possibilità di ricevere, diciamo, la quota concordata contrattualmente. Bene, bene, vedete, cari soci, adesso noi non vorremmo tediarvi oggi facendo un'autopromozione con un'elencazione di numeri, ma in realtà ci permettiamo di sottolinearveli, proprio perché dietro questi numeri c'è del lavoro, e c'è del lavoro che noi ci impegniamo, ripeto, sempre tutto migliorabile, però ci impegniamo a fare oltre quello che è il nostro core business, sul quale dobbiamo sempre concentrarci tutti i giorni. Avere la possibilità, essendo nati come Cassa Rurale, di poter svolgere anche questo tipo di attività, in primis ci riempie di orgoglio, e poi vedremo di fare sempre meglio. Ci vuole salutare dicendo qualcos'altro ai nostri soci per invogliarli a fare il passaparola anche qui, chi tra di loro non fosse ancora iscritto alla Cassa Mutua, prego. Esatto, allora diciamo che colgo l'occasione per fare un po' di pubblicità, questo perché... È come il posto esatto. Si può, certo. Perfetto. Come consiglio direttivo in questi ultimi mesi, diciamo, vogliamo concludere il 2023 attivando una campagna di prevenzione in ambito sanitario. In particolare la prima campagna inizierà il prossimo mese di novembre, e diciamo grazie anche chiaramente al supporto organizzativo e gestionale della Cassa Rurale e alla collaborazione con Mutua Cooperazione Salute Trentino, andremo ad occuparci di sensibilizzazione, di prevenzione, in generale di informazione nell'ambito del diciamo sanitario, in particolare dell'apparato urogenitale, sia per donne che per uomini. E quindi insomma vi invito a tenervi liberi la serata di giovedì 16 novembre. Non prendete appuntamenti, non guardate la TV. Non prendete appuntamenti, perché appunto ci sarà questo intervento del dottor Marco Fichera, che è anche membro della nostra associazione, e del primario di urologia del Santa Chiara di Trento, il dottor Tommaso Cai, che appunto ci esporranno alcune importanti informazioni legate appunto a questa prima campagna che inizierà e che poi continuerà nei primi mesi del 2024. Grazie. Grazie a voi. Molto gentile, grazie.
Sebastiano, a noi la Presidente Boso piace molto perché è giovane e frizzante. È bravissima. E tutto questo impeto totalmente di lavoro lo riporta nel suo staff, si nel sentiva, comitato direttivo e si sentiva. Si sì, sentiva, sì, assolutamente. Bene. Mi raccomando. Prendo nota. Qui siamo, anche perché adesso abbiamo un'altra bella chicca di cui siamo orgogliosi. Cambiamo giacchetta di nuovo, siamo passati da Cassa Rurale a Cassa Mutua e ti parlo di un altro ente che è nato da poco, ed è la Fondazione Valtes. Si è pensato, si è ragionato, si è deciso fermamente di creare una fondazione. Per fare cosa e cosa sta facendo ce lo spiega meglio il presidente Stefano Modena, che invito qui con me, eccolo vicino qua a me. Ingegner Stefano Modena, buonasera. Buonasera presidente, benvenuto. Buonasera. Le cedo il pulpito dal quale noi possiamo ascoltare, caro Sebastiano, di cosa si occupa un po' la fondazione e poi abbiamo una, un'attenzione particolare verso dei giovani. Certo. E non solo. Potremmo dire, dopo la giovane frizzante presidente di Cassa Mutua. Beh, io non volevo far notare questa cosa, però insomma, sei sempre il più giovane che c'è sul palco attualmente. Assolutamente. Giusto? No, cercherò di essere breve anch'io. Quando uno inizia così c'è sempre un po' di fregatura. Sì, sì. Però timore. Facciamo presto, siamo brevi come le altre persone che ci hanno preceduto. Sostanzialmente nel portare i saluti miei e di tutto il CDA della Fondazione, Fondazione Valtes, quindi la Fondazione della Cassa Rurale Valsugana e Tisino. Come ricordava anche il Presidente, è sempre un momento bello questo, un momento di ritrovo, di partecipazione fra tutte le socie e tutti i soci della nostra cassa, ed è anche un'occasione per noi, come Valtes, per proporre un momento di analisi di un percorso che ovviamente non è concluso, è sostanzialmente alle prime fasi, ma che si trova comunque a 2 anni di vita, meno di 2 anni di vita, a riconoscere una realtà con una propria identità e un proprio posizionamento all'interno del nostro panorama locale. Una realtà nata e cresciuta, arrivando, possiamo dire, in poco tempo, a essere un punto di riferimento per quanto riguarda le proposte culturali e sociali del nostro territorio. E mi sento di proporre a voi, appunto, oggi una breve analisi, soffermandomi più che altro su questo aspetto, più che non una diciamo lista di cose o di progetti fatti. Un posizionamento riconosciuto con un nome che ormai è ben identificabile e riconoscibile. Tanti segnali in questo senso, l'attenzione riservata alla nostra fondazione e ai suoi progetti da parte dei portatori di interesse locali, la centralità riconosciuta all'interno di una cordata culturale e una cooperazione fra i diversi soggetti territoriali importanti, che non stancherò di ringraziare per il cammino fatto assieme, come la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, Artesella, Associazione Agorà. Un cooperare assieme, cioè un operare assieme con un unico obiettivo e delle modalità condivise, che ha permesso di pensare e progettare l'officina della Fondazione Valtes, un progetto che ha portato 20 di ragazzi a Bruxelles e a Strasburgo, e ancora di più gli orizzonti della Fondazione Valtes, 2 progetti che hanno visto la luce quest'anno, importanti, crediamo, per chi ha partecipato e in genere per tutto il territorio. Ma ancora Fondazione come promotrice di un lavoro che riteniamo fondamentale, quello di essere appunto promotrice di un'alleanza educativa, una cosa che guarda al futuro, ma una cosa assolutamente fondamentale, crediamo, per le nuove generazioni. Ma ancora l'attenzione ricevuta da parte del sistema cooperativo provinciale, dove Valtes è vista come esempio positivo, fucina di pensiero e relazioni e promotore, assieme agli altri soggetti, di quella rinascita culturale della Valsugana, che è anche, fra il resto, è stato oggetto di un articolo comparso su Il T qualche giorno fa, a firma di Nadine Benfanti, che invito a leggere se non l'avete fatto. E quindi la cultura come un elemento effettivamente di promozione e di crescita di un territorio sul quale come cassa e come fondazione ci crediamo ovviamente molto. E un progetto, quello della fondazione, voluto ovviamente dalla Cassa Rurale, che ha camminato e lo fa ogni giorno grazie al supporto della Cassa Rurale, e qui voglio ancora una volta ringraziare tutto il CDA della Cassa, attraverso il Presidente Arnaldo D'Andrea ovviamente, Direttore Paolo Gonzo e tutta la struttura, perché se abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto in questi 2 anni lo dobbiamo
ad un lavoro di squadra e che ha portato veramente, crediamo, impegni importanti, ma anche risultati importanti e comunque positivi, direi, che non devono impedirci di vedere ovviamente i molti traguardi che ancora dobbiamo raggiungere, e in un approccio non gridato che ci contraddistingue un po' come essere Valsuganotti trentini, ma senza tralasciare un aspetto comunque comunicativo che riteniamo importante al tempo di oggi, non per apparire, ma per dare senso e corpo al nostro fare, consci che è un fare che non è solamente fare, ma è basato su un pensiero e sulla relazione, perché fare senza pensiero e senza relazioni rischia di essere un fare sterile. Al contrario, noi come Fondazione abbiamo l'ambizione di credere, pensare e progettare un tempo di qualità, da vivere soprattutto in ambito collettivo e cooperativo. Tempo che poi alla fine, pensandoci, è l'unica cosa che non si può creare e non si può accumulare, ma è qualcosa che ognuno di noi è tenuto a spendere nel modo e a investire nel modo che ritiene più opportuno e speriamo in un processo comunque generativo. E una ricchezza positiva che è anche alla base del premio Alfieri del Territorio, attraverso il quale vogliamo come fondazione dare risalto a ragazze e giovani che hanno fatto qualcosa di rilevante in alcuni settori. Vogliamo dare voce a quella foresta silenziosa, Ugo diceva prima, magari a chi gioca più che altro in difesa e non segna gol, però io direi più a quella foresta silenziosa che cresce ogni giorno e che fa del nostro territorio una terra tutto sommato bella dove vivere, operare e far sviluppare sempre di più senso di comunità. Quindi non troverete nomi molto, molto conosciuti molto famosi, ma ragazze e ragazzi che hanno voluto e saputo mettersi in gioco e rischiare il proprio tempo, a cui hanno saputo dare significato e concretezza. Quest'anno andiamo a premiare 2 alfieri e 3 menzioni, individuati da una giuria di qualità che è stata composta da Diego Andreatta, direttore del settimanale Vita Trentina, e da Michele Dorigatti, direttore della Fondazione Don Guetti. Andreatta non riesce a essere qui con noi, ma comunque ha detto di portare il suo saluto. Abbiamo invece con noi Michele Dorigatti, che inviterei sul palco per questo momento anche di premiazione. Buonasera, benvenuto. Grazie, buonasera. Benvenuto. Per questo momento di premiazione degli alfieri, a cui lascerei a questo punto il palco e la parola, Ugo. Sì, noi siamo molto felici di iniziare e di dare forza a questo pezzo del Presidente, premiando chi ha dato in primis il suo tempo e l'intelligenza, perché ci sono progetti che ci hanno colpito per questa evoluzione. Il primo alfiere del territorio è talmente giovane che per problemi di privacy non può salire sul palco, quindi abbiamo il padre. Al posto di Mattia Ceccato dovremmo avere, vero, il padre. Non c'è? Eccolo qui. Eccolo qua. Leonardo Ceccato. Mi dica, l'ho interrotta. No. Non è giovane. Mattia ha 27 anni, non è giovane, ragazzi. Cioè, mi hanno dato delle informazioni bislacche dalla regia, quindi un applauso a Mattia. È in America. Bene, quindi ha maggior ragione. Errore mio, chiedo venia. È giustificatissimo, chiedo scusa per l'errore. Siamo molto felici di averla qui. Io mi permetto di leggere la motivazione. Alfiere del territorio, perché la transizione ecologica richiede persone attente che affrontino il tema in modo rigoroso, approfondendo i diversi aspetti di una tematica così pervasiva e impattante per il nostro futuro. A Mattia il riconoscimento per essersi messo in gioco anche rispetto alla candidatura al premio, come stimolo ai tanti giovani che hanno una sensibilità particolare sulla rivoluzione ecologica, a farsi promotori di nuovi stili di vita, di soluzioni tecnologiche, di trasformazioni sociali che possono dare un futuro di giustizia e di equità per tutti. Complimenti. Le chiedo una cortesia, se può rimanere qui con noi, così creiamo il ruolo dei premiati. Grazie mille, molto gentile. Passiamo a un altro alfiere del territorio, sono 2 alfieri, sono Annalisa Colme e Noemi Bonella. Prego, buonasera, benvenute. Buonasera,
Benvenute anche a voi. Sono felice di leggere la motivazione per... No, c'è sempre questa tendenza, quando c'è un palcoscenico, a occupare gli ultimi 2 centimetri quadri rispetto al muro. In effetti. Venite davanti, siete le premiate, siamo felici di vedervi. Oh, grazie, scusatemi, però lo meritate. Un valido esempio di peer-to-peer education, dove giovani ragazze si mettono in gioco per un progetto di educazione nel gruppo dei pari, coinvolgendo gli istituti scolastici su un tema di primaria importanza, portando un messaggio inclusivo e culturale alle nuove generazioni. Complimenti. E passiamo, caro Presidente, questi erano gli alfieri, giusto Presidente? Passiamo a chi è stato comunque meritorio di una menzione speciale. Quindi tocca a Claudia Sciaini. Prego, buonasera. Benvenuta, benvenuta. Per il progetto Green Gno, presentato molto bene, con un contenuto serio e propositivo, si propone questa menzione soprattutto per la qualità progettuale e per l'idea che si auspica possa venire realizzata a vantaggio di tutto il territorio. Grazie. Brava. Con dei sorrisi così non si può essere che felici, voglio dire. Proseguiamo con un'altra menzione d'onore. Qui è un collettivo, caro Sebastiano, scusami, vi do la spina, perdonatemi. No, ma guarda. E noi li abbiamo conosciuti anche direttamente perché sono venuti in casa, ci hanno chiesto dei consigli. Era una classe intera, non so se ci sono qui, ci sono dei rappresentanti. Menzione d'onore alla classe quarta, tecnico impianti termici ENAIP di Borgo Valsugana. Evviva! Buonasera. Buonasera e benvenuti. I ragazzi hanno fatto un progetto che toccava con mano la necessità. Hanno fatto una cooperativa che si chiama Il Canton del Ristoro. È Il Canton del Ristoro. Mi sembra solo tutto un programma. Era da premiare. È già un programma. Era già un programma. La motivazione specifica è questa. Per la cooperativa, appunto, Il Canton del Ristoro, esempio di cooperazione scolastica, con l'auspicio che il modello cooperativo diventi sempre più esempio positivo di cultura economica e di socialità generativa fra i ragazzi e i giovani. Bravi, complimenti. Evviva. C'è la gara, chi deve tenere la menzione, perché sono dei ragazzi timidi, nonostante abbiano raggiunto come mattina una certa età, però le foto sono per tutti, quindi. Terminiamo con una chicchetta. Stai attento perché ti tiro fuori. Sono prontissimo. Siamo pronti? Sono prontissimo. Menzione d'onore a Daniel Sartori. Prego. Eccolo. Buonasera, benvenuto. Allora, Daniel ci fa tornare indietro nei tempi quando questa cosa a noi ragazzi di media intelligenza dava quasi fastidio. Assolutamente. Adesso vi leggo la motivazione e lo capirete. Per l'abilità nell'esecuzione del cubo di Rubik, un'attività poco conosciuta a livello di competizioni, ma con risultati di livello nazionale raggiunti dal giovanissimo candidato, con l'auspicio che l'abilità dimostrata venga messa a disposizione dei coetanei per dei processi di allargamento e condivisione sociale, veicolo di relazioni e momenti di incontro. Bravo, complimenti. Ugo. Secondo te? Ce l'abbiamo? Secondo te non siamo già pronti? Secondo voi siamo pronti o no? Potevamo premiare qualcuno col cubo di Rubik? Secondo voi qui dentro cosa potrebbe esserci? A naso. Bravi, avete indovinato. Bravi. Prego, Ugo. Però siccome noi vogliamo far vedere che il ragazzo è bravo, probabilmente il suo è truccato. Prego. Posto? Lo vedo già pronto comunque. Questo è il tuo? Ah. Questo è il suo, lo mettiamo qua, vedete? Non c'è niente davanti. Mettiamo qua. Dopo glielo ridiamo, forse. Questi costano, mi hanno detto. Sono quelli non professional, quindi... Non lo tocco. Allora ti diamo questo. Ti aggrada? A parte, cioè, funziona? Sì, penso di sì. No, penso, già mette le mani avanti. Ha detto penso di sì. Allora, richiama l'attenzione che così partiamo. No, no, no. Allora, fai un passo avanti per cortesia, scusa, se ti... Vuoi un asciugamano per le mani o qualcosa? È lo stesso. Allora, il tuo record personale è, così ti freghiamo subito, se fai meno? La gara è 5 secondi 55. Secondi? 5 secondi 55.
Pensavo di aver capito male, no? Ripeto io perché sennò lui si sconcentra. Pensavo di aver capito male, invece, non so se l'avete sentito, il record è 5 secondi e 5 minuti. È già finito? No, 5 secondi e 55. Il tempo che ho fatto sta roba, io lui ha già fatto il cubo. È già finito. Quindi, al limite, non so se farai il nuovo record, qualcuno cronometri, anche 7, 8, 10 va bene, insomma, se vuoi tirarla un po' lunga per il pubblico, no, siamo contenti. Quindi, attenzione, un po' di suspense. Anche voi, mi raccomando. Poi tocca anche a voi, il cubo, non è che... Quindi io consegno il cubo, vuoi un... che ti dia... Ah, io faccio il traduttore come in TV, ha detto lo guardo un po' poi inizio, perché magari... Ok, sono pronto. Sei pronto? Vado. Ok, vai. Porca paletta. Incredibile. Incredibile. Bravissimo. Vabbè, noi pensavamo di aver buttato una menzione, invece un fenomeno. Cioè, quindi io rimetto qua quello truccato. Io lo rimetto via. Metto via che tanto abbiamo fatto una figura. Ti ridò il tuo, se riesci a far meglio con questo. Quanto avrà fatto? Avete circa 7-8? Perché è stanco, è agitato, l'abbiamo messo sotto i fari, voglio dire. Grazie di esserti anche prestato al gioco. Grazie. Grazie mille, grazie a te. Io vorrei, se mi permetti Sebastiano, già che li abbiamo e abbiamo chiesto la costruzione del cubo, poi io ve lo volevo dire, volevamo provare io e Sebastiano. No, non però, c'è storia, no. Però non avevamo fino alle 11.30, no, fino a 23.30 non ce l'avevamo. Mentre voi dopo andate a mangiare, noi proviamo a fare con quelli dei figli della Flavia, che se non li riportiamo, ok. Io vorrei sapere qualcosa molto brevemente di quello che è il vostro, ciascuno per voi, di quello che è il vostro progetto, di quello che vi ha più entusiasmato, ad esempio, nel farlo. Prego, ce la fate? Sapete questo momento di terrore in cui io godo molto? Com'è andata? Chi ha avuto l'idea? Allora, no, noi abbiamo frequentato il corso con presso l'associazione Gaia nel 2019. È stato poi interrotto dal Covid, l'abbiamo finito due anni fa e da quel momento insomma abbiamo deciso di entrare nel Gaia Scuola, che è un... Abbiamo creato insomma questo progetto con la scuola media di Borgo e di Grigno, con le classi prime e seconde, e abbiamo portato ai ragazzi il tema della disabilità, sensibilizzandoli, perché crediamo che sia un tema importante e meritorio di attenzione. Esatto. Quindi attraverso un'altra associazione molto conosciuta che opera sul territorio, Gaia, avete sviluppato questo progetto. Esatto. Bravi, complimenti. Grazie. Prego. Com'è andata? Buonasera a tutti. Sei felice del premio? Sono molto felice del premio e ringrazio la Fondazione Valtes per questa opportunità. Credo che sia veramente meritevole, come abbiamo parlato, di creare connessioni all'interno del territorio e valorizzare anche i giovani. Quindi grazie. E il mio progetto si chiama Grigno. Io sono di Grigno, di un piccolo comune della Valsugana. E io mi occupo di comunicazione, sono laureata in comunicazione e ho pensato come poter comunicare e esaltare le qualità di questo piccolo paesino in un'ottica di innovazione, sostenibilità, inclusione e con un occhio di attenzione anche alla parte storica, perché come sapete a Grigno ci sono le trincee e tutto, quindi un modo per poter rivalutare un turismo ecosostenibile. Grazie, grazie mille, brava. Qui c'è la gara a chi... C'è la gara, chi vuol parlare? Tra un po' parlava il nostro amico del cubo e si intrometteva. Cioè, se vuoi fare anche questa parte, fallo. Per limiti di età, diciamo così, sono direttore dell'ENIPA, non ho partecipato direttamente al progetto, quindi poi lascerò il microfono a loro. E volevo solo insomma ringraziare la Fondazione, la Cassa Rurale per questa bellissima opportunità. Loro sono dei ragazzi fantastici, sono grandi perché adesso hanno finito e stanno lavorando, tra l'altro in aziende del territorio dove hanno anche fatto i loro tirocini formativi, quindi insomma siamo contentissimi. E è stato un percorso dove sono diventati responsabili, sono diventati grandi e hanno fatto anche un dono ai loro compagni perché hanno avuto un piccolo avanzo.
hanno deciso di lasciarlo e compagni che quest'anno fanno questa il è la parte anno, interessante, chiariamola e magari. E poi bene. Hanno anche insomma, contribuito a rilevare una necessità in un nostro laboratorio e a come dire, finanziare l'acquisto di un'attrezzatura, quindi insomma oltre a essere responsabili hanno dimostrato veramente una grande visione sul futuro, quindi carico. Bravi. Però qualcosa devono dire, devono. Insomma, quindi... Cosa devo dire? No, semplicemente volevo ringraziare l'ENAIP per il fatto che mi la ha formato sia su una parte, diciamo, economica, che grazie al progetto, poiché in questa era... sede ci sta sempre bene, vuol dire, esatto. Pur sempre una banca, quindi ci sta. Per il fatto che è comunque un'esperienza che va avanti da parecchi anni sulla vendita di panini, quindi grazie a questo progetto siamo riusciti comunque a migliorare la parte scolastica e ovviamente a, con un guadagno nostro di recuperare uscite sempre per la formazione personale nostra e degli altri compagni. Bravi, bravi. Ti tocca, adesso tu sei giovane, abbiamo fatto l'errore con Mattia, ma tu sei giovane, a quanti anni hai iniziato a fare sta roba con queste manine così veloci, allora, da, quasi da dar fastidio, perché vederlo da vicino dava ancora più fastidio, capito? Ho iniziato quasi 5 anni fa. E avevi 2 anni, quanti ne avevi? Cosa? Ma quanti anni avevi 2 anni, 5 anni fa? Avevo 11 anni. 11 anni. Tutti noi a 11 anni ci siamo diventati campioni mondiali di qualcosa, prego. E fino adesso ho fatto circa 40 gare in giro per... Quindi facci capire, ci sono dei veri e propri campionati, delle gare? Sì. Non solo in Italia, anche in Svizzera o Austria o altri stati. E per adesso ho vinto 53 medaglie, di cui 22 medaglie d'oro. E... Steva, qua... Segnala questa. Mi sta dando un sacco di materiale per parlare con mio figlio stasera quando torno a casa. Segnala, perché insomma, bravo, complimenti. Noi la mettiamo sul ridere in senso perché siamo colpiti, non per mancanza di rispetto per questa tua attività. Ci mancherebbe. Quindi grazie, grazie mille. Io vorrei solo passare la parola... No, volevo solo sapere, ci porti i nostri saluti a Mattia. Sarà fatto. Cosa fa in America, ce lo dici, siamo curiosi. Mattia... Sta studiando in un'università del Kansas in questo periodo per fare l'Erasmus praticamente e dovrebbe rientrare fra qualche mese comunque. E comunque mi ha chiesto se potevo essere qua al suo posto per dichiarare questo premio. E credo che sia stato anche molto soddisfatto dell'attività che aveva fatto l'anno scorso per la Valtes, insomma, ecco, questo sì. Grazie, ci porti i saluti. Grazie mille. Presidente, siamo a posto? Volevi aggiungere qualcosa? È un bell'occhio con questi puoi premiati. Il microfono? L'unica cosa che aggiungerei è state attento a non perdere la busta che c'è sul retro, perché contiene magari non proprio i soldi, quindi non state a rubare la busta, però contiene come diciamo fare richiesta, insomma, per avere il premio, perché comunque un premio in denaro, vale la pena ricordarlo. Giusto, giusto. Consegniamo agli Alfieri 1.500 euro come premio per la loro attività fatta e alle menzioni 500 euro. Ecco, quindi credo che sia comunque importante anche sottolineare il valore economico, insomma, di questo premio. Non è assolutamente scontato, era giusto sottolinearlo. Esatto. E credo che niente, buona vita e buon cammino a loro, buon cammino a noi, Fondazione, e credo anche buon cammino alla Cassa Rurale. Grazie Presidente, grazie a tutti voi, grazie. Prego, potete raggiungere, grazie mille. Grazie mille. Dagli e non metterti a giocare col pubblico che poi non ci ascoltano più, ovviamente, lo puoi fare dopo, durante la cena. Cosa ci manca? Allora, caro Sebastiano, ci manca una cosa molto importante, passiamo, non dico dal serio, dal faceto al serio o viceversa, perché non è in questi termini in cui si pone la questione, ma siamo molto felici di
avere un ultimo passaggio che tu, spero tu raccolga ben bene, perché a partire purtroppo da una drammatica esigenza di qualche anno fa, di cui tutti siamo stati, insomma, in cui tutti siamo stati colpiti, la Cassa Rurale ha svolto un'attività di sostegno molto forte in questa attività che ti dirò. Oggi abbiamo una... Ecco, ci siamo già perso una busta, abbiamo il presidente molto efficace, l'ha recuperata. Ecco, a posto. E, abbiamo la consegna di un macchinario all'ospedale di Borgo Valsugana, però vi vorrei dire e ricordare anche tutta una serie di attività che la Cassa fa in quest'ottica. Vorrei qui, come per parlarne ancora in maniera più puntuale, il presidente Arnaldo D'Andrea. Presidente, rieccoti. Questa è un'attività di cui la Cassa è molto orgogliosa, partita dallo stare vicino alla società in un momento di emergenza, che poi però ha sviluppato ancora le questioni. Ti do il microfono. Prima dell'emergenza, ecco qua. Perché siamo partiti, prego, subito dopo la fusione e abbiamo, tra virgolette, donato, anzi senza tra virgolette, donato una macchina che serve all'ospedale di Borgo, in questo caso, per i pazienti dializzati, che viene usata veramente tanto. E dopo, durante il Covid, c'era purtroppo Enrico, un quotidiano sentirci con il rappresentante, che ringrazio, che è l'Enrico Lenzi. Io direi di chiamarli, noi, i nostri ospiti. Scusa se ti interrompo, Presidente. Certo. Vorremmo qui con noi, per dare lustro a questo momento, Lenzi Enrico, direzione medica, ospedali di Borgo Valsugana. Buonasera, benvenuto. Grazie. La dottoressa Silvia Atti, direttore medico. Buonasera, benvenuta anche a lei. Grazie della vostra presenza. Il dottor Dimitri Paterlana, direttore di medicina interna e pronto soccorso. In prima linea mai come in questi ultimi tempi. Grazie della vostra presenza. Siamo felici di avervi qui, per non tanto per ricordare questa cosa che abbiamo fatto ultimamente, ma per questo processo che ci ha visto vicini al territorio in questa maniera. Giusto, Presidente? Certo. E come finivo di dire prima, durante questo periodo ci sentivamo spesso con Enrico, che ci dava suggerimenti su cosa poi mettere a disposizione per i pazienti che venivano purtroppo colpiti da Covid. Sono state tante le iniziative che ci ha consigliato, e noi un po' alla volta siamo riusciti a donarle all'ospedale e a far sì che qualche bel paziente si dovesse fortunatamente si è salvato anche la vita. Un'altra iniziativa che è stata promossa, ed è per quello che parlavo di partecipazione attiva anche dei soci, perché Enrico, che ringrazio sentitamente, veramente di cuore, è un socio anche della Cassa Rurale che ha a cuore il territorio e la base sociale della nostra Cassa Rurale. Ci ha suggerito ultimamente di donare un altro strumento che stasera virtualmente, certo, consegneremo alla dottoressa Atti e al dottor Paterlana. Dicevo prima, nella speranza che venga adoperato almeno che sia possibile, perché vuol dire che i pazienti sono tutti sani e restano sani, però mi dicevano che questo è impossibile. Questo è un augurio che mi permettevo di fare. E volevo però ringraziare a questo proposito tutti i soci, perché senza rendersene conto, solo per lavorare con la Cassa Rurale, fanno sì che questo avvenga. Cioè, questo è una reciprocità, è un dono della reciprocità. Il socio dà alla Cassa Rurale, la Cassa Rurale mette a disposizione il territorio che ne beneficia sicuramente. Quindi è una ricchezza che si sviluppa e che si amplia sempre di più. Ma non lo facciamo solo con il territorio della Valsugana, ma lo facciamo anche col territorio veneto. Stavo perché volevo ricordare appunto che tante iniziative vengono fatte anche sul territorio vicentino e anche del bellunese. A questo riguardo stiamo proprio improntando qualche idea per il futuro, la futura apertura sul territorio bellunese di un certo, dopo avrò modo di sottolinearlo, perché merita questa, perfetto, sottolineatura. Permettetemi introduzione, Presidente. Dottore, tanto per far capire alle persone che poi potranno vedere nelle slide, di cosa si tratta questo macchinario ultimo che abbiamo potuto realizzare, sì, tramite voi? Beh, anzitutto permettetemi di ringraziare la Cassa Rurale, il Presidente, tutto il CDA della generosa offerta e della
regalo che questo strumento verrà utilizzato nel pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Valsugana. È uno strumento molto versatile che permette appunto di inquadrare i pazienti che arrivano in pronto soccorso e che hanno la necessità di una valutazione ecografica dei vari apparati che possono essere interessati da una situazione acuta, e che quindi è uno strumento che verrà usato, ahimè, quotidianamente e in tutte le ore del giorno e della notte. Grazie, siamo felici di poter contribuire anche in questa quest'ottica. Grazie. Enrico Lenzi ci vuol salutare, mentre io vi volevo ricordare anche un po' l'entità di questo aiuto. Insomma, all'interno di quel biennio tra il 19 e il 20, lo sforzo che anche voi, adesso capirete cosa intendo, avete contribuito a dare, per l'ospedale di Borgo si aggira circa sui 140.000 euro. C'è stata un apporto sia di Cassa Rurale e Valsugana e Tesino, c'è stato un apporto in una partnership, buon esempio di collaborazione con i nostri cugini dell'Alta Valsugana, con il Fondo Comune. Gran parte di questa cifra è stata donata da voi stessi all'interno della raccolta fondi per questa iniziativa. Quindi io penso che anche i nostri soci qui presenti si possano comunque fare un applauso da soli, perché lo meritano. E per finirvi il quadro, non per tediarvi con numeri celebrativi, però perché danno il senso di quello che si fa, come diceva il Presidente, e all'attenzione anche verso un territorio che la banca occupa con il proprio core business, che però è un territorio di interesse a prescindere. Quindi sono state fatte delle azioni verso l'ospedale di Feltre e di Bassano per un totale quasi di oltre 50.000 euro. Quindi anche in quest'ottica siamo felici tutti, uso il plurale in questo senso, in questo termine, felici, siamo tutti felici di aver contribuito in questa cosa. Noi, come dicevamo prima, come monito, potremmo farci le magliette, noi speriamo sempre di migliorare, però ogni tanto un piccolo slot di qualche secondo per dirci, insomma, ogni tanto siamo anche bravi, ce lo diciamo. Sì, posso dire che l'ospedale di Borgo nasce per volontà del territorio e a servizio del territorio, quindi ancora insomma nei secoli scorsi, e un territorio che è sempre stato vicino all'ospedale di Borgo. Così, per citare due esempi, pensiamo all'arrivo della cosiddetta bomba al cobalto, quando le persone del territorio hanno fatto una sottoscrizione in cambiali per garantire l'acquisto, quindi per dire che il territorio insomma ci ha creduto da sempre. E per andare in anni più recenti, altra attrezzatura nel tempo è stata acquistata con la collaborazione di tutti i comuni e del comprensorio prima, insomma, della Valsugana. Quindi c'è sempre stata questa vicinanza. Negli ultimi anni, appunto, dopo anche gli istituti di credito prima, pur se molteplici sul territorio, hanno avuto sempre questa attenzione. Con la fusione, è stato ricordato, si è aperto questo canale, questa sensibilità, a finanziare attrezzatura. E come è stato ricordato, si è iniziato prima del momento Covid, ma il clou è stato proprio nel momento della pandemia Covid, quando effettivamente necessitava, per il tipo di malattia insomma che era il Covid, di un'attrezzatura specifica, e necessitava un reperimento veloce sul mercato, perché comunque l'attrezzatura disponibile stava andando a ruba. E attraverso l'acquisto mediante appunto la Cassa Rurale, mediante le vostre donazioni, è stato possibile acquisire direttamente, insomma, e velocemente l'attrezzatura che necessitava per l'assistenza nostra, probabilmente, ma anche dei nostri familiari, delle nostre famiglie. Ecco, quindi sicuramente diciamo che è un percorso che si è aperto. Io posso solo ringraziare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, per l'attenzione, la sensibilità e disponibilità nei confronti del nostro ospedale, e la struttura amministrativa che ha sempre supportato. Io sono un po' il tramite, insomma, non è che decido io che attrezzature prendere. Io mi sono sempre confrontato con il direttore dell'ospedale e con i professionisti che ci lavorano dentro, per vedere cosa nel preciso momento come in questo è
più utile e necessario rispetto a una disponibilità appunto di acquisto e di fornitura e di dono della Cassa Rurale. E voglio ringraziare, dopo passo la parola ad altri, visto che sono qua, anche i rappresentanti della ditta AMS di Trento, che sono i fornitori di questa apparecchiatura. Abbiamo l'ingegnere Michele Azzeni, che ci ha seguito soprattutto per la parte tecnica, e poi il suo diretto superiore, che è il dottor Livio Sardo, e anche perché, capendo insomma la bontà dell'iniziativa, loro si sono fatti parte anche di effettuare alla Cassa Rurale una scontistica importante per un'apparecchiatura full optional. Ecco, quindi un grazie va dato anche a loro, perché abbiamo visto 28.000 euro, ma il prezzo era molto superiore, il costo era molto più importante. Una parola la dico anch'io in conclusione. Prego. Mi associo ai ringraziamenti, è già stato detto tutto, ma consentitemi anche di ringraziare Enrico Lenzi, che lavora in direzione e che è un grande supporto per queste iniziative, ma anche per altre, per l'ospedale. Bene. Grazie mille, grazie, vi chiedo di accomodarvi, grazie della vostra presenza. Poi, caro Seba, il nostro direttore ci insegna, quando noi sentiamo la parola sconto, abbiamo portato a casa una roba che costava tanto e subito... Va sempre bene. Fa sempre bene, perché come vi dicevo, siamo comunque sempre una banca. Cioè, ogni tanto faccio lo scherzo agli stedisti che arrivano in banca e gli dico se si ricordano la differenza fra il fatto di essere una cooperativa no profit, che non vuol dire no profitto, perché insomma la banca deve far profitto. Certo. Vuol dire che i nostri profitti sono investiti anche in attenzioni di questo tipo. Infatti. Io sai cosa faccio io adesso? Io quasi quasi mi slaccio anche la giacca per farti capire il momento. Sei più casual, quindi più casual. Tocca a me fare il riassunto. Ti rubo il posto. Ma prego, ma prego. Perché insomma non è che vieni qua fuori a scaldare la sedia. Non so, no, se te lo lascio volentieri, te lo lascio, guarda. Anche perché Sebastiano Zanolli è una persona molto importante per noi, ha già collaborato con noi in passato, sia anche per attenzione verso lo staff. Poco tempo fa anche con voi soci abbiamo fatto, a proposito di Covid, un ciclo di incontri online curati da te, e ci hai dato la tua preziosa collaborazione. Se dovessi dire al pubblico in una parola quella che più ti aggrada quando ti presentano, di solito ti presentano... Ma in questi casi io direi che sono un amico di Cassa Rurale. Quindi, questo ci fa piacere. Quindi questo. Poi che io mi occupi di tematiche relative alla motivazione delle persone, perché mi piace molto, sì, questo sì. Però credo che in questo caso io ho fatto lo scrivano, ho preso nota e volevo solamente ritornare indietro alcuni spunti e messi... Dice, io ti lascio e mi siedo al tuo posto. Ma guarda, 5 minuti, veramente pochissimo. Ci mancherebbe. Allora, io vi risaluto, vi ho salutato prima, buonasera, sono davvero un amico della Cassa Rurale da molto tempo e ho la fortuna di frequentarli. Questa sera abbiamo fatto questo siparietto, io e Ugo, che... Un applauso per Ugo, che davvero bravissimo, 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 bravissimo. Io davvero mi sono messo lì e ho preso buona nota e volevo ritornarvi, veramente datemi qualche minuto e poi ci avviciniamo a un momento importante. Allora, io mi sono segnato, non in ordine specifico, la consegna della macchina ospedaliera, le menzioni che abbiamo sentito, gli alfieri, tutti quanti i temi legati all'assicurazione, alle coperture di rischi, ai vantaggi anche non bancari che questo mondo porta, la Cassa Mutua, la Fondazione Valtes, insomma, abbiamo sentito tantissimi elementi che dovrebbero comunque renderci idea di quanto bravi e quanto fortunati siamo, e dico siamo in termini di comunità identitaria. E mentre mi prendevo tutti quanti questi appunti, Ugo, pensavo al claim della serata, allo slogan della serata, che è inclini al futuro. E magari, voglio dire, noi l'abbiamo visto, però tutto sommato ragionavo sul fatto che tutte quante queste belle cose di cui godiamo, di cui godremo e di cui abbiamo goduto, tutti quanti questi atti anche di generosità, di bontà, di capacità, hanno a che fare tutto sommato con la seconda parola che c'è lì, no? Hanno a che fare davvero col futuro. E allora, cosa significa che tutta quanta questa cosa ha a che fare col futuro? Ma significa sostanzialmente che c'è la necessità di un combustibile per poter essere inclini al futuro.
E lo notavo in tutte le persone che abbiamo avute qui, dal discorso del presidente in poi, di cui io poi in verità ho preso delle buone note, è che la parola chiave per poter parlare di futuro, sempre e comunque, è fiducia. La parola che serve per poter parlare di futuro è sempre e solo fiducia. Se tu tiri via la parola fiducia dal tuo vocabolario, è impossibile parlare di futuro, se non in termini solamente di preoccupazione. Quando invece hai fiducia, allora tu hai un superpotere. Anzi, vi dirò di più, se tu godi di fiducia, hai un superpotere. E perché hai un superpotere? Ma perché, per esempio, tantissime di queste cose che abbiamo sentito, tantissime delle realizzazioni, ma anche le coperture assicurative, i vantaggi per i soci di cui abbiamo sentito parlare prima, da dove derivano? Derivano da qualcuno, qualcosa, da delle organizzazioni o dalle persone, che mettono a disposizione qualcosa prima di avere la certezza che ci sarà un ritorno sicuro. Come dire, io metto a disposizione informazioni, dati, soldi, denaro, senza avere la sicurezza che ritorneranno, ma solamente con la speranza che qualcosa di buono ritornerà. In questo caso qualcosa di buono ritornerà dal fatto che, per esempio, investo nell'aspetto della comunità. Magari dopo di me qualcuno parlerà di identità e l'identità delle comunità ha molto a che fare con la cultura dei posti, dei luoghi, la cultura dei singoli. Oltre alla cultura, che è un tema importante per parlare di identità, però torno al tema della fiducia. La fiducia è davvero un superpotere che appariva evidente qui, ogni volta che parlava. Ci vuole fiducia anche per fare il cubo di Rubik. Bisogna per cominciare a quanti anni, a 5, a 7 anni, e avere la persistenza per arrivare a vincere tutte quelle medaglie. Bisogna avere fiducia che qualcosa succederà. Diceva il presidente all'inizio che i tempi corrono veloci, ed è vero. D'altra parte si diceva anche che bisogna provare a farci fronte senza snaturare. Per quello le due parole, identità e fiducia, qui dentro, oggi, sono così importanti. E ci sono già. A me spetta solamente il compito che mi hai dato, Ugo, di risottolineare e tirar fuori qualche spremuta di quello che avete detto. Io in verità non aggiungo niente, cerco solamente di ritornarvi quello che ho visto su questo palco e naturalmente tutto quello che si è svolto dietro. Quindi i tempi corrono veloci, certamente. E per rimanerci attaccati non è tutto quanto semplice. D'altro canto, rimanerci attaccati senza snaturare la propria cultura, la propria identità è ancora più complicato. Ecco, e qui attacco le due parti di questo ragionamento. La fiducia di cui vi parlavo prima è un grandissimo strumento, un grandissimo antidoto ai tempi che cambiano, che tenderebbero a farti rimanere indietro, perché la fiducia è un acceleratore di risultati. Quando tu godi della fiducia degli altri, della tua comunità, quando ciascuno di noi gode della fiducia degli altri, può fare una cosa davvero molto interessante. Può dire cose, può realizzare cose, può proporre cose senza la necessità di doverle dettagliare esageratamente. Io posso dire venite tutti quanti di là e tutti quanti andiamo di là. Perché? Perché crediamo e abbiamo fiducia. Quindi la fiducia per i tempi che cambiano, i tempi che corrono, è un ottimo antidoto, è un ottimo meccanismo, è un ottimo strumento. E vabbè, e fino a qua magari si potrebbe anche dire, ci sta, la fiducia è un ottimo antidoto. Sì, ma la fiducia, caro Ugo, non è una cosa che nasce da sola. Non è una cosa che avviene spontaneamente. Immagino che lo sappiate tutti quanti. Io voglio solamente mettere in ordine alcuni spunti, tra l'altro di cui ho già parlato con gli amici e colleghi della Cassa Rurale. E ci sono dei pezzi che possono aiutarci se ci domandiamo ma io come faccio a nutrire la fiducia che le persone hanno in me? E dico anche come faccio, per esempio, mi ero segnato qui, come faccio per esempio a diventare uno sponsor della partecipazione. Come faccio a contagiare gli altri? Come faccio a far capire che è bene essere qui ed è bene partecipare ed è bene essere parte attiva? Ecco, se tu godi della fiducia anche degli altri è facile, se no, no. Perché se godi della fiducia degli altri dici domani sera con me qui
e gli altri non ti domandano di spiegare il perché, si fidano. Ecco, la fiducia ha questa grande capacità di non dover dare spiegazioni, o non più di tanto. Sì, ma bisogna costruire la fiducia. E arrivo al punto, perché non voglio portarvi via tanto tempo. Ed è che la fiducia ha almeno tre componenti. La prima è abbastanza facile da capire. La fiducia si nutre di promesse mantenute. Quindi la fiducia si nutre di esperienze che tu hai con le altre persone e quando prometti qualcosa e la mantieni, ding, il tuo contatore di fiducia cresce. E se tu prometti un'altra cosa e la mantieni, ting, cresce. E ting, e avanti così. Ah, naturalmente la fiducia non ha una natura uguale, che ne so, a un flipper. La fiducia ha questa caratteristica. Mano a mano che prometti e mantieni, cresce. Ma quando non mantieni anche una volta sola, azzeri tutto quanto quello che avevi costruito. E questo è molto interessante. Perché dici, ma come? Ho mantenuto 10 volte, ho mancato la parola una volta e non hai fiducia di me. E così funziona. La fiducia ha questa caratteristica. Mano a mano che prometti cresce, ma basta una promessa non mantenuta e scompare. E quindi? E quindi una buona norma, un buon suggerimento, quello che danno gli esperti in questi campi, è quello di promettere poco, ma di mantenere tutto. Una volta che hai promesso, mantieni. Una volta che hai promesso, mantieni. E questo è il primo aspetto che chiamerei affidabilità. Tu sei affidabile se prometti e mantieni. L'altro pezzo qual è? L'altro pezzo è un pezzo un pochettino più, un po' più, come dire, è pop, un po' più comune. Ed è la reputazione, quella cosa dicono gli altri di me. E soprattutto in una comunità in cui tutti quanti ci teniamo d'occhio l'un con l'altro e ci sosteniamo l'un con l'altro, il fatto che gli altri parlino bene di te è importante. Ma perché sottolineo questa cosa che si chiamerebbe in termine tecnico credibilità? Quindi l'affidabilità, le promesse che mantieni, la credibilità, quello che gli altri dicono di me, anche quelli che non hanno avuto a che fare con me. In una comunità è davvero tanto importante, perché molto spesso non tutti abbiamo a che fare con tutti, però possiamo chiedere agli altri, ma cosa ne dici di Sebastiano? E se gli altri dicono è degno di fiducia, e se degli altri io ho fiducia, è plausibile che migri questa fiducia. E perché dico questa cosa? Perché avere molto interesse affinché la gente parli bene della tua affidabilità e quindi che ti rendano credibile è importante. Ecco, come si fa a nutrire la credibilità? Beh, per nutrire la credibilità bisogna essere disponibili a dare una mano alle persone che hai intorno. Quando tu dai una mano alle persone che hai intorno, gli altri che vedono cominciano a farsi un'idea di te come di una persona affidabile. E questo è il secondo punto. E il terzo punto è quello che mi piace molto in vista anche di quello che c'è dietro a questa tenda, no? E si chiama intimità. E non parlo dell'intimità in senso stretto, parlo dell'intimità che si crea quando tu passi tempo con le persone a parlare di cose che non hanno necessariamente a che fare con soldi, con business, con lavoro, e tu scopri che le persone hanno drammi, tragedie, piaceri, sono molto più simili a te di quello che pensavi che fossero prima di cominciare a costruire questo rapporto. E questa cosa rende possibile fare tutto il resto. Quindi affidabilità, credibilità e intimità rappresentano le tre leve su cui una persona può costruire il suo ammontare di fiducia. E gli ammontari di fiducia, come hanno dimostrato le persone che erano qui e come ha dimostrato la Cassa Rurale, poi fanno avvenire delle cose incredibili. Io credo che riusciremo a stanziare del denaro per comprare un macchinario, credo che riusciremo a aiutare una fondazione, credo, e da lì parte qualcosa che a breve sembra impossibile, ma che a medio e lungo poi si realizza. Ecco, questo è sempre frutto della fiducia. Aggiungo una piccola cosa, ed è che queste tre componenti hanno un nemico, hanno un veleno che le può cancellare, ed è l'egoismo. Cosa voglio dire? Voglio dire che se qualcuno pensa di poter costruire un suo credito fiduciario, un ammontare, un patrimonio di fiducia, voi credete in me, per usarlo solamente per sé, beh, deve sapere che le persone sono sempre molto attente ai comportamenti.
E nel momento in cui le persone si accorgono che tutto questo grande movimento di credibilità, di affidabilità, di intimità per costruire una fiducia nei tuoi confronti non tiene conto di loro nei benefici, quando le persone si accorgono che non sono contemplate in questo progetto e non godranno anche loro di tutto quello che stai facendo, allora ti dicono no, allora ti faccio la tara. Se si accorgono del tuo egoismo e le persone sono bravissime a accorgersi dei segnali del tuo comportamento, che stai facendo tutto quanto solamente per te, ecco che allora ti fanno la tara e allora tutto quanto questo grande aspetto non conta. E difatti qui abbiamo visto tutta quanta gente, ma poi nella frequentazione, che non ha questo tipo di egoismo, ma che ha un senso di etero riferimento, e questo fa parte del mondo cooperativo, questo è il DNA del mondo cooperativo, gli altri sono importanti. Gli altri sono sempre importanti. E io chiuderei questa cosa qui, questa ce la metto io. Qui ho cercato di spremerla dalla serata, però una cosa ce la metto io. Io ho avuto la fortuna di avere un mentore che si chiama, nel senso che adesso non c'è più, ma si chiamava Enzo Spaltro. Era un professore di psicologia molto famoso negli anni Ottanta e che ha fondato l'Università delle Persone a Bologna, insomma una persona molto illuminata. E aveva una frase che mi colpiva sempre le volte che sono riuscito a frequentarlo. E lui diceva, se quelli che stanno bene non fanno stare meglio quelli che stanno peggio, prima o poi quelli che stanno peggio fanno stare peggio quelli che stanno bene. E io l'ho trovata sempre molto intelligente. Grazie mille, buona serata. Vai, Ugo. Ritorno a fare lo scriba. Grazie Sebastiano. Sì, ti ho riceduto il posto, così abbiamo un ultimo passaggio. Vi chiediamo ancora 5 minuti di pazienza e per chiudere in maniera compiuta e doverosa la serata, io vorrei qui vicino a me la direzione generale dell'istituto, Paolo Gonzo. Buonasera direttore. Le lascio il pulpito, prego. Grazie Ugo. Io porto un po' anche il saluto delle persone che lavorano qua dentro, no? Che li vedo tutti lì in fondo, le persone che fanno le cose. Personale della Cassa Rurale. E poi mi viene da dire che è un po' difficile prendere la parola dopo gli interessanti interventi che abbiamo ascoltato oggi pomeriggio, e in particolare dopo l'ultimo intervento di Sebastiano, che lui di mestiere fa, non lo so se non l'abbiamo detto, fa il formatore, fa il consulente, e quindi con le parole, ve ne siete accorti, ci sa davvero fare. Ma è anche una persona che come noi ci crede e ci mette passione nelle cose che fa. E la passione, la fiducia, la competenza, il coinvolgimento sono tutte questioni che nel lavoro e nella vita sono indispensabili per fare bene le cose e per comportarsi bene. Però per prima cosa desidero anch'io esprimere il profondo apprezzamento per la vostra presenza qui oggi pomeriggio. Se avete deciso di dedicare qualche ora del vostro tempo a questa riunione, credo che sia una testimonianza del sostegno e del supporto verso la Cassa Rurale. Penso che sia grazie a voi che possiamo quindi guardare al futuro anche con una certa fiducia, nonostante le sfide che abbiamo affrontato in questi ultimi anni. Arnaldo, il Presidente, nel suo intervento iniziale si è soffermato molto sull'importanza della vostra presenza, sul senso di appartenenza e sul livello di fidelizzazione. E quindi nel mio breve intervento mi soffermerò in particolare su queste questioni, sui progetti che abbiamo portato avanti e su quelli che abbiamo in cantiere per migliorare il livello di fidelizzazione dei soci. Ma prima due parole sull'andamento della vostra società. Non voglio entrare nel dettaglio dei numeri come nel momento istituzionale dell'assemblea di primavera, ma voglio con voi commentare la dinamica, la tendenza dell'ultimo triennio. Ebbene, il bilancio al 30 di giugno diciamo che va a consolidare uno sviluppo davvero vigoroso di tutti gli indicatori della Cassa Rurale. Quelli patrimoniali, che evidenziano la forte crescita di prestiti e di risparmi. Pensate che in questi tre anni caratterizzati dal Covid, guerra, inflazione, tassi in crescita, super bonus e purtroppo come in questi giorni tante altre cose brutte ancora,
In questi anni, dicevo, i prestiti crescono di 80 milioni, i risparmi di quasi 240 milioni, portando il totale delle masse che gestiamo per conto dei clienti a quasi 2 miliardi. 1 miliardo e 300 milioni di risparmi e 650 milioni di prestiti. Crescono anche gli indicatori commerciali, che segnano uno sviluppo davvero rilevante. Cito un dato su tutti: i nuovi clienti sono ben 1750 in più di giugno 2020, con una crescita costante di quasi 500 nuovi clienti all'anno. Che questo conferma un po' il nostro ruolo di principale riferimento bancario di queste comunità. Aver lavorato bene nello sviluppo delle masse dei servizi e aver gestito con oculatezza le opportunità offerte dalla BCE con le varie operazioni di sostegno ha comportato ovviamente una notevole crescita dei ricavi, mentre relativamente ai costi siamo riusciti a sostenere l'investimento nella capogruppo, l'adeguamento delle nostre strutture e a consolidare il processo di avvicendamento anagrafico del personale. In definitiva, a livello economico, in questi tre anni siamo riusciti a realizzare quasi 19 milioni di utili, dei quali circa 3 milioni sono andati attraverso la beneficenza a sostenere le iniziative tipo la Cassa Mutua, i premi allo studio, quello di cui avete sentito parlare oggi pomeriggio, ma anche a favore della comunità in generale, con il sostegno alle associazioni di volontariato, al Festival del Pensiero Critico, al supporto e attività della Fondazione. Tutto questo che noi chiamiamo dividendo sociale ai soci e alla comunità. Quindi su 19 milioni di utili, 3 milioni sono andati a beneficenza e 16 milioni sono andati invece a migliorare il patrimonio, che si attesta ormai a quasi 110 milioni con un CET1 del 26%. Non sto a spiegarvi cos'è questo indicatore, ma è meglio che sia alto piuttosto che basso, il minimo per legge è l'8%. E questi indicatori fanno sì che la nostra cassa sia stabilmente fra le prime 10 casse rurali del gruppo bancario Cassa Centrale Banca. Ma notizia di stamattina, non so se avete visto sulla stampa, la nostra cassa rurale ha ottenuto anche le 5 stelle dalla rivista Altro Consumo nella classifica delle banche più affidabili. E sono riconoscimenti, credo, davvero importanti, anche perché nello scenario che si va a delineare sempre di più serviranno banche redditizie, coi conti a posto e ben capitalizzate. Sviluppo e profitto, quindi, ma sempre coniugati all'attenzione alla persona e alla comunità. In parole più comprensibili, conti a posto e clienti e soci soddisfatti. E passo ora al secondo argomento, senso di appartenenza e fidelizzazione. Sono andato a leggere il significato di queste parole e sostanzialmente quando parliamo di appartenenza parliamo di persone che si sentono parte di un gruppo, in questo caso i soci della Cassa Rurale. Mentre quando parliamo di fidelizzazione abbiamo a che fare con le azioni, le strategie adeguate a migliorare la soddisfazione delle persone che fanno parte del gruppo dei soci. Ma come facciamo a migliorare il senso di appartenenza e la fidelizzazione? E in questo caso i numeri aiutano a comprendere meglio. Avete sentito prima che abbiamo oltre 9.000 soci. Ebbene, quasi tutti hanno il conto corrente con la Cassa Rurale. Più della metà ha stipulato almeno una polizza assicurativa. Quasi 2.000 soci nel primo semestre hanno utilizzato le varie iniziative messe in campo che ci ha raccontato Flavia. E più di 400, ci ha ricordato la Presidente della Cassa Mutua, hanno aderito a questo nuovo progetto. Questa è la rappresentazione di quello che abbiamo fatto. Direi che è una fotografia che in qualche modo certifica il senso di appartenenza. Appartenenza che si manifesta quindi anche attraverso l'utilizzo di prodotti e servizi che la Cassa Rurale mette a disposizione. Certo, avremo piacere, come ha detto il Presidente, di vedere più partecipazione a queste riunioni. Ma siamo anche consapevoli che la tecnologia ha via via modificato le modalità con le quali si partecipa alla vita della cooperativa o ci si può informare in varie modalità sulle diverse iniziative che proponiamo. Per noi però è importante cercare di migliorare il senso di appartenenza e vogliamo farlo attraverso nuovi progetti e azioni concrete. Abbiamo in cantiere la revisione dei servizi bancari con l'intento di offrire una proposta più personalizzata, ma anche la costruzione di un indicatore che misuri nel tempo il valore della relazione con il socio e renderlo pubblico questo indicatore. Non solo,
per assicurarci che tutti i soci siano a conoscenza dei vantaggi loro dedicati e quindi in questo modo consolidare il rapporto fiduciario con loro, dal prossimo anno ogni socio riceverà una comunicazione personalizzata che riepilogherà tutti i vantaggi di cui ha goduto per il fatto di essere socio della Cassa Rurale Valsugana e Tesino. Chiudo dicendo che oggi per noi è davvero importante che siate qui. È importante per ristabilire il contatto umano e condividere idee in presenza. E questo è fondamentale, è di fondamentale importanza questa cosa per sentirsi parte di una comunità. Di sicuro il futuro che ci attende sarà sfidante, sicuramente, ma dobbiamo anche riconoscere quanto come complessivamente, come territorio, siamo migliorati in questi anni. La qualità delle imprese, il livello di risparmio delle famiglie sono tra i più elevati del Paese. E di questo dobbiamo esserne consapevoli e in qualche modo anche orgogliosi. E questo ritratto, questa fotografia, è ben disegnato nel rapporto socio-economico del territorio della Bassa Valsugana, Canal del Brenta e del Frentino Occidentale, che pubblicheremo nel prossimo mese e che vuole essere un ulteriore strumento che la Cassa Rurale offre a queste comunità ed in particolare alla sua classe dirigente per interrogarsi sulle criticità che dovranno essere affrontate nel prossimo futuro, prima fra tutte l'andamento demografico. Concludo davvero assicurandovi che per quanto riguarda il nostro lavoro potete contare su una Cassa Rurale efficiente e solida, pronta a sostenere voi, le famiglie, le imprese nelle sfide di oggi e in quelle che verranno. Avanti tutta e grazie a tutti per la fiducia. Grazie. Grazie direttore per la corretta chiosa e chiusa di questo. Vi rubiamo ancora un minuto e non vedevo l'ora di fare anche questa cosa, perché di solito si dice tenete a bada i cellulari, invece noi adesso vi chiediamo di dare un'occhiata al cellulare, perché non è una cosa da grande fratello, tranquilli, è tutto autorizzato, legale, perché il nostro collega Rolando, che salutiamo dalla regia, dovrebbe inviare a ciascuno di voi un link per un sondaggio che vi chiediamo di fare, no Sebastiano, adesso se ce la facciamo, per chi non avesse la connessione, finito i giga, qualcosa, metteremo anche il QR code in formato gigante, eccolo qui, dovete zoomare, al limite Daniel dà una mano a tutti con le sue dita fantastiche. E caro Sebastiano, chiediamo di fare, no, se ci aiuti, chiediamo di farlo adesso, dura un minuto, dovrebbe essere già in corso e dopo diamo inizio alle danze. Cosa dici direttore? Noi dico che va bene così, diamo le istruzioni. Diamo le istruzioni, loro inquadrano il QR code oppure leggono il messaggio. La faccio semplice, ma cliccano sul link, ci sono 4-5 domande, ti è arrivato il messaggio, ho sentito un cling, quindi potete compilarlo, nel frattempo io vi intrattengo, tanto voi non mi ascoltate perché siete concentrati sul sondaggio. E anzi, potrei mettermi a fare il cubo, però io direi di non esagerare, sì. Diamo ancora qualche secondo, così vedo che le persone sono già pronte e, come se, traducendo dal dialetto, sono dietro ad armeggiare, stanno armeggiando. E quindi con la tua presenza, direttore, grazie della presenza ancora e grazie a Sebastiano Zanolli, io direi di dare il via alle danze, come ci piace fare, aprire questo tendone. Cari soci, viva voi soci di Cassa Rurale Valsugana e Tesino, buona vita a tutti quanti, buona continuazione di serata e ci vediamo la prossima volta. Grazie di cuore davvero, grazie. Scusate un attimo, prima di che tutta la gente si appropinquasse alla cena, volevo fare un ricordo, perché su questo palco è stato presente tante volte, al notaio Narciso.
Grazie e buona cena.